a tutti, ben arrivati alla pagina Città e Tempo, diretta da Eugenio Costa, direttore della casa editrice Montabone di Milano. Avremo con noi oggi due bravissimi artisti. Presentiamo subito Mara Quairole, e mandiamo in onda le sue opere. Ciao Mara, ben arrivata Ciao. a Pagina Città e Tempo, ci fa piacere averti con noi e Ciao, siamo Fabiana, parli, Grazie, grazie <ride> davvero grazie. di questo bellissimo invito, grazie mille. Grazie a te per essere con noi. Vogliamo sapere qualcosa di te, della tua arte e raccontaci com'è nata la tua passione. Sì, allora io nasco come acquarellista per caso, da bambina. Mia madre mi manda lezioni di acquarello, da. Io sono del lago di Como, vengo da Como, da una nota acquarellista che si, chiama, che si chiamava Corina Collini, che è stata una delle eh, donne acquarelliste, forse unica donna in Italia. Eh, nei tempi anni passati, appunto e niente, io andai a queste lezioni e per caso, come andare a lezioni, non so, di ceramica, così, ma non, cio, non pensavo a, alla passione della pittura, e poi, piano piano, crescendo, l'ho sviluppata sempre di più e veramente è, è entrata dentro diciamo le, le mie corde. Nel frattempo, però, io mh, ho studiato come disegnatrice tessile, infatti sono una textile design. Ho lavorato per tantissimi anni negli studi di comune, che erano importantissimi e sono ancora tuttora importanti. Studi del tessuto, dove si fa dis disegno per la stampa. E diciamo che questa per me è stata una grande palestra, anche eh, se eh, il mio corello l'ho us usato moltissimo e eh, ho avuto la fortuna di, di studiare questa tecnica perché mi ha aperto tantissime possibilità di tecniche e altro. E con questo appunto, con questo lavoro ho avuto la possibilità di, eh, di trasformare tantissime, diciamo, tecniche manuali. Perché ho sempre, ho sempre disegnato con, con disegnato a mano, e, e da lì eh, ho imparato anche a lavorare sui tessuti, su tanti tipi di carta, e, e questa cosa mi ha mi fatto crescere tantissimo. Dopodiché, ho cominciato a fare le mostre, perché nel frattempo io ho sempre curato la mia parte delle, degli acquerelli e facevo mostre collettive e niente. Ogni tanto dicevo anche qualche primo premio, e poi niente, ho, sono riuscita anche a fare una, due o tre mostre personali de, tanto tempo fa, sempre di acquerelli. Poi mi sono fermata perché avevo capito che volevo fare qualcosa di nuovo. Infatti, i miei, miei acquerelli sono sempre stati paesaggi, nature morte. Volevo trovare qualcosa di nuovo. Infatti sono stata ferma tanto tempo, mi sono, mi sono fermata tanto tempo per capire cosa volevo fare. Eh, dopodiché eh, ho incominciato a capire che volevo fare, volevo dipingere dei volti, però es non essendo eh, eh, così, non avendo studiato appunto anatomia e non sapendo niente di volti, eh, per caso, sempre con l'acquarello, ho incominciato a fare gli animali. E da lì eh, non, so come, non so come ho fatto, ho cominciato proprio a ispirarmi a fare gli animali, soprattutto i lupi. Per me, i lupi sono stati eh, gli animali che mi hanno veramente portato a, non lo so, essendo misteriosi, essendo così particolarmente eh, così nascosti, come se fossero appunto eh, così dei fantastici. Mi, mi, ha, mi ha preso moltissimo questa, questa bestiola e da lì eh, non so come ho fatto a capire eh, eh, riuscivo a dare le espressioni a questi animali cioè, cioè, anche se non avevo studiato anatomia gli animali mi riuscivano bene, tra virgolette infatti l'insegnante rimaneva sbigottita perché diceva ma come hai fatto? non lo so nemmeno io poi da lì è stato un continuo studio, studio, studio per capire che dovevo fare questi volti, non sapevo che cosa fare, che volti fare. Dopo tanto blocco dell'artista, ritorno a, sulle mie, sulle, così, sulla mia strada e ero un corso in Accademia Galli qui a Como e per capire cosa, in che direzione dovevo andare. E nel frattempo, ho, ho provato tantissimo, ho studiato tantissimo in accademia ehm, prima di arrivare. Ah, a dove sono adesso? Eh, con dei fogli particolari e poi, tenendo sempre la mia eh, indole che sono, io sono un acquerellista, io sono per la fluidità, cioè, io, io non posso fare altre cose che non la fluidità. E quindi ho trovato questa carta che ha dato modo, ehm, dato modo di come, darmi... Come, un come si chiama, Mara, questa carta che usi per dipingere? Sì, allora, questa qua si chiama Acetato e in gergo tecnico era una carta che veniva usata dai lucidisti nel gergo tecnico del Tessile. La chiamavano pellicola Kodak. È una pellicola trasparente e, mh, che appunto con l'acqua e con altre sostanze dove io posso fermare l'acqua, è sempre una cosa che poi ho studiato eh, continuamente, mi dà queste forme. A volte mi dava delle forme strane, geometriche, così capitano per caso, e molte altre invece, bloccando l'acqua, eh, mi davano le forme che volevo io. E quindi eh, ho detto: caspita, questa qui è la mia, è la mia strada, e lì ho cominciato a. A esercitarmi. Poi avevo sempre in mente questi volti. E un giorno in accademia eh, sfogliando una, una bellissima rivista di architettura, perché poi, dopo io ho cominciato anche a, a interessarmi di architettura, mi piace moltissimo l'architettura, soprattutto l'architettura degli anni 60, eh, vidi una bellissima immagine dell'architetto Le Corbusier in bianco e nero e quell'immagine mi aveva colpito che da lì ho detto: ci provo, provo, faccio lo schizzo e vediamo. E prova oggi, prova domani sono riuscita. Dopodiché ho detto: Caspita, voglio fare dei volti inerenti agli architetti di quel periodo. Poi trovai appunto eh, Giuseppe Terragni, una foto bellissima, sempre in bianco e nero, che mi aveva colpito particolarmente, e da lì altri in successione. E ho detto: Caspita, adesso questo è questo quello che voglio fare: voglio fare dei volti in bianco e nero con questa tecnica. E di fatti nel mio progetto. C'è di fare una serie di volti chiamandoli volti eleganti. Volti eleganti perché? Perché a volte io sono catturata dallo sguardo di un personaggio, di una persona qualsiasi. Magari stranamente può capitare che cammini per la strada una persona per me bellissima e dire: Scusa, ti posso fare una foto? Vorrei dipingerti? Me lo permetti? Mi è capitato. Un po, come eh il che, un po' come il quadro che hai alle tue spalle che fa parte della tua nuova collezione. Esatto, <ride> il esatto. Il quadro che hai dedicato a me. Io ti ringrazio, veramente, sei stata gentilissima e veramente bellissima l'opera. Grazie, Mara. Grazie a te, <ride> infatti, sì. mi hai ispirato. <ride> grazie mille. Eh, volevo salutare i fan che stanno seguendo. C'è Gloria De Marco che ti saluta. Che Ciao Gloria. Gruppo, abbiamo eh, un, altri, altri personaggi, Laupa, abbiamo molte persone che ti stanno seguendo. Ciao a tutti, grazie mille. Ascolta, volevo ancora chiederti, per ehm, le tue opere, quelle ehm, astratte che usi la tecnica del colato, ehm, in che, in che momento decidi di far frenare la colatura? Ci sono delle, dei metodi, cioè, spiegaci un attimino questa tua caratteristica. Eh, sì, ci sono dei metodi, eh, o cerco di bagnare di meno la pellicola, cioè di bagnarla nei dei punti che decido io. Infatti, io bagno la pellicola e poi nel frattempo cola, però a volte. Uh, do anche magari una mano di un colore molto chiaro, sempre con la pellicola bagnata, e poi da lì vedo che effetti ti dà, e poi blocco con i colori più forti e cioè questo dalla... va, in base, va in base al tuo umore o ascolti della musica? Uh, Spiegati sì, anche sì. questo? Eh? Sì, 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 io sono a in base a cosa, alla cosa ti ispiri? Ecco, a chi ti ispiri più che altro? Uh, Ludovico Einaudi. Ludovico ah, Naudi siamo... che ho scoperto due anni fa, un musicista meraviglioso che cioè, è come se io vedessi un film nelle sue musiche, cioè vedessi delle immagini che mi emozionano, poi dopo io trasmetto queste emozioni e le trasmetto al quadro, perché quello che a me interessa tantissimo è dare emozione, cioè trasmettere le emozioni, questa Infatti... è la cosa. I tuoi quadri sono sprizzanti. Proprio sono dei quadri che emanano un'energia un eh, positiva, luminosa, ho visto che sono veramente ehm, limpidi, cioè hanno una purezza particolare. Quindi capisco perché ascolti veramente della bella musica mentre li fai. Mentre questo progetto, dei tuoi volti eh, che vuoi portare avanti, hai già intenzione di organizzare qualcosa, una personale più o meno, sì. quando ci sarà, quanto tempo, ecco, facci sapere. Sì, 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 sì. ho intenzione di fare questa personale eh, forse a Como, forse in un'altra città, non lo so, però ovviamente in base alle restrizioni, quando si deciderà appunto di, di poter usare i posti espositivi, eh sì, lo farò sapere perché questa, sì, è da tanto tempo che ho in mente questo progetto, da tantissimo tempo, ce l'ho tutto nella mia, nella mia testa. E poi adesso devo lavorare tanto facendo i volti, eh, quindi ogni volta trovando eh, volti particolari, perché devono essere così, con questo sguardo particolare. Io a volte non lo so nemmeno io come riesco a fare questo sguardo, non, cioè non, non lo so, io credo che è talmente tanta l'emozione che poi eh, forse viene spontaneo, non lo so, e mi piace talmente tanto. Ebbene, certo, ognuno ha la sua caratteristica. E volevo chiederti ancora, nei tuoi quadri astratti e anche in quelli, vabbè, in quelli figurativi ce l'hai spiegato, eh, qual è il messaggio maggiormente che prevale nei tuoi quadri astratti? Ma io di solito faccio fatica a dare un titolo perché nella, nei miei quadri astratti ogni persona che, che, che lo vede ha un, le dà un titolo. Eh, non lo so. Ehm, come hai detto tu più prima, energia, carica, malinconia oppure poesia, non lo so, eh, l'emozione, non lo so. Ogni persona che vede dà una sua interpretazione, cioè, a me piacerebbe questo. questo. Mm. Ehm, volevo ancora chiederti: qual è stato per te eh, l'opera più significativa, quella che ti ha dato maggior successo, che ti ha improntato di più nella carriera artistica? Se ti ricordi. Le se... Le Volpi. Le mie le volpi, volpi. all'acquarello, sì. Dove, tanto Dove le hai esposte? Cosa ti sì. hanno premiato? Eh, no, eh, diciamo che quelle volpi le ho fatte per la, la, mia, la, mia seconda, no, la mia terza personale, sono state esposte appunto a questa, a questa mostra, però eh, non hanno ancora, diciamo così, non sono state valutate da, da altre persone perché è successo tantissimo tempo fa tanto tempo fa, e quindi quelle lì sono state per... e poi i lupi, i lupi ti, ti parlo solo di emozione, ecco e invece che sono, hanno vinto sono più che altro dei, sul genere floreale, genere floreale quello che ha vinto, sì Complimenti, yeah. brava. E brava E la soddisfazione più grande che hai avuto nella tua carriera artistica? È eh, la soddisfazione più grande è quando appunto nella mia ultima persona degli acquarelli che era improntata su con queste immagini dei lupi, delle volpe e anche di queste immagini di, di donne eh, orientali, e, quel giorno lì eh, le persone si sono emozionate, ho visto delle lacrime scendere perché poi l'inaugurazione eh, mia sorella Manuela ha dato ad ogni quadro una descrizione con una sua poesia e da lì ha praticamente letto. Con, la, con le sue rime di poesia, il, quel quadro, e c'era anche la musica appropriata. Quindi c'è stata una grande emozione per me è stato il regalo più grande che potessi ricevere, l'emozione. Trasmetterla. Bello, complimenti. E, qu quali artisti prediligi? Hai un una musa ispiratrice oppure no? Sì, sì. Questo è, siamo in diretta, può capitare. Si è bloccato Mara? Mara non si sente più Mara. Possiamo mandare le opere di Mara nel frattempo? Vediamo se riusciamo a collegarci di nuovo con Mara. Ci scusiamo, può capitare, è un periodo che la rete ha dei problemi. Regia, mandiamo la pubblicità, mandiamo, andiamo al prossimo. Abbiamo con noi oggi Omar Peruzzi, presentiamo questo artista. Ciao Omar, benvenuto, benvenuto a Città e Tempo. Abbiamo avuto un po' un problema di collegamento con Mara prima. E siamo grazie. contenti che sei con noi. Grazie a tutti, grazie anche a te Fabi. Volevo sapere qualcosa su di te, raccontaci della tua arte, come è nata la tua passione. Allora, tutto iniziò in agosto del 19.98, l'unico, ha i graffiti. E ha iniziato a disegnare. Eh, passando nel writing, eh, mh, non si espone mai il nome proprio. Ciao. E, mh, Praticamente eh, iniziai a, con la mia prima tag che era Honor e, e durante questi anni eh, ne ho cambiate parecchie, fino ad oggi sono Poise. La cosa buffa è che tante persone mi chiamano come, per nome come Honor ancora, come se fosse sempre lo stesso anno. E, dopo tutti questi anni sì, ho sviluppato eh, una, uno stile tutto personale. E, e, e praticamente mi piace tantissimo perché quando io disegno su un muro praticamente guardo quello che sto facendo e, è come entrare in un mondo parallelo e, e mi enfatizza moltissimo dipingere mi piace tantissimo Bravo Omar. E a le spalle una scuola oppure tutto, autodid no, sei tutto autodidatta? Tutto autodidatta, sia della parte dei graffiti eh, sia della parte anche dei quadri eh, di, di, del dipingere che mi sono avvicinato negli ulti, in poco tempo, negli ultimi due o tre anni. E ho iniziato con una collezione di matriosche di 20 pezzi, 30x30 che rappresentano la storia di vita eh, generica di una persona eh, uno degli stili di, vi degli stili di vita e eh, la cosa carina è che eh, rappresenta tutta una vita intera e ogni singolo da un messaggio singolare e questo è, 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 è mi piace tantissimo anche questa idea qua e nel frattempo mi sono specializzato anche in riproduzione di orologi, di orologi extra lusso che sto cercando no, di, di, di sviluppare. C'era l'intenzione di fare la, una mia personale in un, in un posto ben preciso della mia zona, io sono di Imperia, che è un, un ex deposito d'olio, quindi era una tipica zona... Ehm, industrial dove c'era un percorso ben definito tra luci, quadri, descrizioni per uscire non solo a, a visivamente ma anche eh, riuscire a coinvolgere tutte le emozioni eh, e tutte le sensazioni del, del corpo che però causa situazione eh, siamo stati, sono stato obbligato a, a sospendere questo progetto e altri progetti che sto curando quest'anno, se riesco a eh, sviluppare più eh, graffiti possibile, eh, volevo stappare un, un, un libro fotografico dove c'è un po' di storia delle mie opere, dei miei disegni, dei miei graffiti, dei miei pezzi e riuscire a, a distribuirlo eh, a amici in una cerchia ristretta. Per lasciare qualcosa, per lasciare qualcosa, altra cosa, eh, stavo, sto scrivendo un libro con molta cautela, molta calma. Perché deve essere un per me un libro ispira ispirato. Che, come ne avevamo già parlato, eh, era eh, eh, non è un romanzo, non è un, uh, un, uh, un è un, un libro dove deve dare delle pillole. Di, anche sempre di esperienze mie personali e della mia filosofia per trasmettere qualcosa e dare qualcosa al lettore eh, che possa essere utile. Eh, un, un romanzo, se uno legge, eh, è una storia e si ferma alla storia. Eh, perché sono anch'io, io proprio di indole mia, eh, sono fatto così: se c'è un problema, cerco di, eh, di aiutare e di risolvere. Certo, come è nato il tuo stile nel writing? Da cosa hai preso Allora, allora eh, ti spiego questa cosa qua, eh, visto che eh, eh, all'epoca, quando si era iniziato, eh, quando avevo iniziato, non c'era internet, non c'erano... Er L'unica cosa che c'erano delle, delle fanze, le fanze mh, delle fanzine sono dei giornali dedicati che si faceva pure fatica a trovarli perché eh, non, era, non siamo una Milano una Torina dove già all'epoca si poteva trovare de determinate cose anche la ricerca dei materiali una volta quando ho inizi iniziato io non è che c'erano i negozi che vendevano spray apposta si usava quello che si poteva anche i tappini, tutta questa roba qua e le influenze non le potevi creduto, so che non costano poco tra bombolette, tappini eh, dipende vabbè io sono sono, sono avvantaggiato diciamo perché vabbè, male, vabbè. O, o, o diciamo che sono, sono fortunato per questa parte qua e, e le influenze piano a crescendo e con le amicizie così eh, ho iniziato a, a crescere e, um, una delle cose più belle che negli ultimi anni mi sono sentito dire è che un ragazzo, eh, la battuta che ha fatto, ma chi è che sta facendo le, le lettere di Omar? È quello lei, e poi ero io. Vuol dire che eh, qualcuno che vede, nonostante non legga o non legga la, la tag e la firma, il mio stile arriva prima di me, e eh, questo è uno dei diciamo che è una delle, delle osservazioni più belle che uno possa fare um, per me, poi un'altra cosa che è sempre iniziata nel 2008, sempre a causa delle, che non mi invitavano mai alle festi, ai festival che si chiamano Gemma in, in, in Gergo, eh, ho detto: Vabbè, c'era un muro bellissimo che è imperiale, 650 metri in linea vicino al mare. E ho iniziato a organizzare una mia jam e visto che wow, i vincoli che andare dagli altri erano sempre, sempre difficoltosi andare a segnare dalle altre parti perché bisogna conoscere ci sono delle piccole caste ci sono, ho detto tutti possono venire in qualsiasi livello di, 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 di bravura eh, perché è una festa, è la cosa bella che ogni anno eh, rivedi le persone e diventi diventato un, diciamo, ormai diventata una routine. Forse la brutta notizia è che il comune vuole abbattere questo muro. Adesso vedremo che, ah, se diciamo ah, di no, è una, eh. una petizione. Magari è una petizione e speriamo <ride> che auguro. di no. Ve lo auguro. <ride> Sono cose belle. Comunque, cioè, porta comunque anche. Guarda, eh, eh, se, se uno va su TripAdvisor su. Su, per Imperia si può trovare come attrazione che l'hanno definita un museo a cielo aperto, un museo d'arte a cielo aperto. È tutto, ma non solo chi è nel, nel strettamente nel mondo dei graffiti, anche il turista può andare a fare una passeggiata e vedere. Un, la peculiarità è che se tu vai su TripAdvisor... Vedrai che c'è un tedesco che ha fatto le foto, se le caricate, se le ha descritti lui, che non c'entra niente con il mondo dei graffiti. E questo diciamo che è un qualcosa in più mh, per, la, 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 per la mia città. So che ti stai occupando anche di altri progetti di distribuzione all'ingrosso sull'abbigliamento. Sull Ci vuoi raccontare qualcosa? Al, per casualità sono capitato dentro questo eh, grossista e, e mi sono proposto per disegnare eh, delle camicie che alla fine dopo due settimane gli ho consegnato queste camicie e, e ha scelto le cose che funzionavano molto semplici come i orsetti come avete visto nel, nella presentazione di immagini quella lì Molta è bene, stata una, una commissione una com sì. e, um, la difficoltà è stata riuscire a farle tutte diverse perché con 50 soggetti non sembra ma ci vuole tanto tempo perché ci ho avuto circa 22 ore 23 ore per farle tutte e anche il, pro il processo perché cioè il processo è eh, dare la base a colore far asciugare il colore e che necessita mezz'ora un'ora e poi definire i contorni un po' come si fanno nei graffiti anche, certo. perché prima fai, fai traccia, riempimento e poi definizione e un'altra cosa che ringrazio dei, degli amici che mi hanno fatto notare sono la cura per i de certi dettagli perché anche una, una linea grossa così, beh, così può è un dettaglio che va a migliorare e quindi più dettagli, più, più ci metti e più la peculiarità di starci dietro aumenta, la, aumenta. e anche i figurativi che abbiamo visto che, dei graffiti eh, una delle mie carenze era eh, proprio eh, fare il, i, i figurativi e gli sfondi quest'anno dopo 23 anni sono riuscito a, a fare una murata da solo quasi da solo di 20 metri facendo sfondo personaggi come il, la maschera giapponese e il samurai giapponese e il disegno tutto da solo per i abbiamo visto ah, nel video logicamente. sì 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 infatti sono molto belle so che hai anche progettato un quadro un'opera per gianluca vacchi Raccontaci. sì eh, quella eh, è stata un'ispirazione un tra da un'intervista un a Gianluca che eh, stimo come imprenditore e come filosofia di vita, e in questa intervista diceva che l'unica cosa che non si può comprare è il tempo e che la ricchezza maggiore del tempo è il tempo e come viene utilizzato. Da che questa, da questa cosa mi ha ispirato e ho fatto eh, un, eh, tutto fatto a mano, senza misure, senza niente, una scatola. Con tutti gli ingranaggi sopra, eh, che è un box dedicato all'opera con le sue iniziali incise sopra e c'è stato un, un, un connubio tra tecnologia e manualità. E la cosa bella è che io quando focalizzo l'idea e la vedo in testa finita, riesco a materializzarla e questo mi rende felice perché tante volte i sogni, quando poi si avverano, non sono mai come li desideri. Beh, certo. Però sulle opere, però, quando vedo che quello che è in testa riesco a farla, eh, mi, mi, piace, mi, mi, mi rendo orgoglioso perché riesco a, a tramutare una fantasia e materializzarla. Fantas Come com, com, com sempre, però, quest'opera. Uh, mi piacerebbe consegnarla al perché non me la sento mia? Perché l'ho fatta per una persona quando, quando sarà? Quando succederà? <ride> eh, quando succederà, le idee ci sono, però bisogna spostarsi e qua tra qua e Bologna, qui in zona rossa, c'è tanti chilometri, non ci fanno andare. E beh, dai, facciamo il tifo per te. Speriamo, Speriamo. che prima e e e poi... so che qualcosa per Filip Lane anche Philip Lane del, eh, anche lì mi è stato ispirato da un fatto che è successo a Philip Lane nell'agosto 2019 nel lancio delle sue scarpe comunque se volete andare a vedere eh, sul, mio, sul mio Instagram Omar Pois sì, bravo dice eh, le pagine così le Om, Omar no. Poise 1 se scorrete c'è sia i video promo del Instagram, Instagram, Instagram di Instagram, sì, Instagram. Prediligo Instagram perché non so, a pelle mi piace di più. Eh, Omar OmarPois1 eh, troverete anche i video di presentazione dell'ultima edizione che abbiamo fatto e anche le varie opere che sto citando in questo momento. Forse non troverete quella di Vacchi o la troverete incompleta perché non volevo spoilerarla al 100%. però trovate questa scatola con eh, degli ingranaggi sopra e Praticamente, la, eh, riprendendo scusa il discorso di, della scatola, praticamente la scatola è il corpo del, dell'opera e l'opera dentro, che è il quadro con le sue iniziali fatte molto eh, in stile moderno, sempre con il suo logo, è l'anima dell'opera. E questo è il corpo e l'anima praticamente. Ed è il tempo. E, che, e la scatola è stata costruita con una filosofia che nonostante il tempo e il caos, tutti gli incastri del legno che ho fatto si sono tutti quanti, per magia, tutti incastrati eh, da soli. Come, cioè, non è che l'ho progettata, ce l'avevo in testa, vedevo un pezzo, lo ficcavo lì, lo incollavo. Ah, è un'altra peculiarità. Non c'è un chiodo a trovarlo, è tutto incollato un pezzo tutto per pezzo. quindi tutto ad incastro. Eh sì, e, e il conubio tra tecnologia che dicevo è che eh, il logo sopra è stato stampato a laser. Ah, complimenti. Invece, invece per quanto riguarda Flip Lane, eh, nel, la, nell'ultimo lancio delle sue scarpe importanti è stato citato in causa da una nota casa automobilistica e tutti, i loro, e tutti i clienti di Flip Lane hanno postato sopra le, le loro macchine di lusso e no eh, lo eh, il stesso gesto di pubblicità che ha fatto di sostegno al, a questo creativo eh, di, di vestiario e io in quel momento non avevo delle scarpe di Flip Lane e allora ho detto vabbè adesso gli disegno una scarpa di Flip Lane e allora ho fatto questa scarpa che si chiama Money Beast che è fatta di strasse e paillette la mia scarpa ed è circa 1,30 x 60 e mi sono messo lì con le forcine per eh, le sopracciglia a incollare una tutti per strassi, una. scommetto tutti St strasse e paillette, roba da 20 follia pura follia pura e con una frase che mh, spiego anche questo aneddoto Philip Lane a un gong con scritto sopra in inglese i soldi non dormono mai e quando, e quando raggiunge un, una quota di incasso ed è in ufficio va col gong e suona e eh sì, anche questa cosa quando io faccio una commissione per un cliente vado a spulciare il profilo e vedo dei dettagli e cerco di inficarli nel nel nel, nel 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 quadro e questa cosa viene molto apprezzata perché, eh, oltre che la commissione, e oltre che alla personalizzazione, allora, sono molto cercati, la... sì, sono ricercate, sono molto ricercate anche. Studio ho... ricerca, entrambe. Sì, un altro quadro che ho fatto due metri per uno, gigante, è per un ragazzo che eh, opera nel trading, e eh, l'idea mi è nata. Tu quando vuoi dedicare e dare fortuna a un amico, è la banconota da un dollaro. Allora ho, ho rimodificato, ho preso la banconota da un dollaro, l'ho fatto diventare due metri per uno e dentro ci ho messo tanti, tante cose eh, come l'orso e il toro, che in, in finanza vuol dire il toro che scorna su, le azioni vanno su e l'orso che abbassa, la fa la pressione della zampata del, dell'orso oppure eh, si vede in dettaglio la, il trifoglio nella banconota ho modificato i, i loghi che sono dentro che, so, eh, che sono dentro in latino li ho messi in altri eh, gli ho messi altri loghi e è stata anche un'impresa un ogni volta che faccio un'opera per qualcuno Prima la prendo alla leggera ecco lo faccio, però quando poi lo, mi ci metto dietro anima e corpo <ride> è, 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 diventa dura. <ride> e l'ultima slide che avete visto di quell'orologio, quell che è, eh, è l'ispirazione dove devo fare, sto facendo l'ultima opera che sto provvedendo a fare è eh, per questo, questo ragazzo che mi ha chiesto questo orologio in particolare. Come ho detto prima, mi sto specializzando in orologi di lusso. Molto e, e quindi hai delle idee molto particolari molto singolari sì anche perché come in tutte le cose eh, un'altra una frase che mi appartiene che mi è venuta in mente proprio così è per essere unici bisogna essere diversi è e bello. la difficoltà è, è la difficoltà essere diversi perché qua tutto fanno tutti e, eh, è difficile veramente em emergere e, però so che, eh, so che te ti impegni anche nel sociale so che hai donato delle opere per, eh... ah, sì, sì. Eh, per, per quanto riguarda le opere prima ci pensavo eh, sì, ho, ho, ho donato al, al comune di Andorra eh, il ritratto di, eh, di uno scrittore eh, giornalista che è G. Pickens, Andrea G. Pickens eh, che è morto nel 2018 e ha fatto il patron per qualche anno al, al festival del scrittura noir e, il, e di quanto il, il, questo festival ha preso molto piede perché iniziò con uh, funziona che il festival eh, di molti giorni e eh, invitano gli scrittori a, a fare dei a fare una un, un piccolo testo e sono partiti con 10 persone a arrivare a 100 iscritti e, sì. e G. Pickens era, era innamorato di si è innamorato di Andora e allora eh, io ho voluto eh, donare questa, questo ritratto che poi tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto una parete di graffiti dedicata a, eh, a Pickens e a Scibanenko con delle frasi che i familiari hanno deciso di fare, un'altra peculiarità è che a me non piace disegnare solamente sulla tela perché è monotono. Una tela quadrata è una tela quadrata, e sia tutte le, le opere che, so, che ho fatto così sono tutti materiali di riciclo, con delle forme diverse, non, eh, non degli stereotipi. Praticamente prendo il legno eh, e gli do un'altra vita, e questa è la cosa bella e l'altro opera che ho fatto sempre con la stessa filosofia è per Grok Grok è, è stato uno dei, dei clown famosi eh, precursore antecedenti anche a Chapling e, e, e Grok ha, ha fatto una villa qua proprio in Peria dove invito tutti a, a venire a curiosare io verrò e, mh, <ride> a vederla eh. Ma siete tutti invitati, basta che mi contattate e vi faccio la cicero, non è un problema. Già lo faccio. Ah, un'altra iniziativa che ho fatto, tra l'altro, si chiama Painting With, disegna insieme, che ho invitato parecchie persone di tutta Italia, eh, due o tre giorni, dove c'è una giornata… Eh, sempre in sì, sì. sì, per forza, perché praticamente gli faccio fare tutto il giro storico, dove io spiego le origini della mia città, i centri nevralgici dove poter ah, okay. vedere una giornata dedicata ai graffiti e anche al cibo locale. E questa cosa qua, anche lì purtroppo a causa Covid eh, non possiamo farla. Ed eh, è eh, Siamo questa in un cosa periodo, è non bello, un infatti come è po particolare. Stato? Come stai un passando questo periodo no, io, per fatto. me non, camb non cambia niente perché non non è che la cosa mi dà fastidio è che non posso fare tanti spostamenti che io patisco perché qua mi sento un po' nella, nella boccia in una boccia eh. dei pesci mi far girare sempre intorno anche perché in Peria 10 minuti in macchina la fai tutta, non è una Torino che ci metti 4 ore a girarla anche sì. a piedi te la fai certo, e, certo. e questa cosa è stata molto apprezzata e forse a giugno verrà un altro artista importante che è, che forse io farò la stessa painting with e, e forse riuscirò a protrarre questa cosa eh, io ci tengo anche a livello perché io faccio graffiti turismo alla fine al, sì. nella mia città è come sono fatto io che mi piace condividere tante cose eh beh, fai bene, ah. fai bene abbiamo bisogno di gente come te che dà il giusto valore all'arte e Volevo chiederti ancora del Writing Day, della, della manifestazione, mi parlavi della non edizione, se si farà... Sì, speriamo che non abbattano il muro, questo santo benedetto muro, e ci possano fare questa, questo Writing Day che dicono che sia uno dei più belli nel Nord Italia per location e, e, e ambientazione di, di, senso, di senso, come stanno le persone, che sono tutte prese bene. La cosa bella è che con 50 metri sei al muro, 5 metri sei in campeggio e con 50 metri sei coi piedi a bagno, quindi mentre disegni... È <ride> sì, eh, è aperta a tutti quanti, anche a chi non è nel mondo strettamente dei graffiti, perché in eh, una delle edizioni è venuta un, una signora che è una pittrice di Torino, tra l'altro, eh, e ha, ha fatto la sua opera sul muro. E eh beh, che brava. Insomma. Quindi, nel senso, ognuno, ognuno può venire e esprimere la propria arte. E per un... farne parte cosa mettono dei comunicati? Ce lo farai sapere tu. Quando, così quando puoi... sarò io, eh, purtroppo, eh, abbiamo avuto un problema che un'organizzazione è venuta a mancare per un stradale che lui che si occupava. Ah, okay. Quindi, forse maggio per forze maggiori devo trovare eh, altre alt altri me altri modi comunque. Eh, facci uh, sapere, basta che ogni tanto ho dato una sbigiatina al mio, al mio lo faremo, lo al, faremo. Mio, al mio profilo Instagram e. volevo chiederti e anche volte, cosa ne pensi dei social in questo periodo di pandemia? Hai un'opinione? Beh, direi che grazie ai social si può sentire sempre un pochino più vicini come in questo caso. In questo Quindi un'opinione positiva? Certo che sì, bisogna sempre saperli utilizzare, perché sempre riprendendo al libro c'è anche un, uh, un pezzettino che parla dei social, questa roba qua. È sempre bene saperli utilizzare con, uh, con, con testa. Certo, certo. Omar, ti devo fare l'ultima domanda perché il tempo è finito. Vuoi lanciare un messaggio d'artista per tutti gli artisti? Beh, chiaro, se avete un pennarello, che sia uno spray, che sia un pennarello, che sia un carboncino, che sia un foglio, che sia la carta, che sia qualsiasi cosa può essere trasformato in arte e rendere qualcosa che non esiste, materializzarlo, e, dare, e così riuscire a estradiare quello che uno pensa e quello che o quello vuole trasmettere. Grazie. Quindi, è stato sempre, grazie a voi. Ti devo salutare perché siamo alla fine. Eh, grazie, a voi, ci ci grazie a voi. Okay. Grazie a te. Ciao, 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 ciao. Vediamo sì, se riusciamo ciao, a collegarti ciao. ancora con Mara. Vediamo, mandiamo la pubblicità. Eccoci eh, qua, Mara, Mara. Abbiamo avuto questo problema di linea. E il bello della diretta è questa. Succede, <ride> succede. Stavo chiedendo prima che cadesse la linea: quali erano i tuoi artisti che prediligi? A chi ti ispiri? Sì, sì eh, uno dei miei preferiti è Edward Munch, perché lo trovo molto simile a me anche come, come emozione. E poi, vabbè, Van Gogh. Van Gogh eh... Top, non c'è niente da dire. E lì sono ispirata soprattutto eh, da, dai suoi movimenti del pennello. Quindi è, è, non è statico, sono, non sono pennellate statiche, quindi pieni di movimenti. Quindi io lì mi, mi ci ritrovo tantissimo. Certo, e, in questo periodo di pandemia come stai vivendo l'arte? Ma... Ma io bene, guarda, io poi devo ringraziare che faccio parte di questo bellissimo gruppo Virtual Art Social Group, che ci ha dato la possibilità di fare tantissime cose in questo momento di pandemia. Abbiamo, abbiamo lavorato tantissimo, quindi non ho sentito, sentito nessun, nessuna mancanza. Abbiamo eh, avuto anche eh. una un'amorazione pochi giorni fa in Ecuador. Però, esatto, <ride> guarda. Veramente <ride> è un gruppo fantastico. Io sono onorata di di appartenere a questo bellissimo gruppo. Ti ringrazio tantissimo Fabiana, veramente, perché cioè, mi stai dando delle emozioni grandiose e quindi non mi, non mi sono fermata, quindi sto lavorando anch'io. Bene. Vuoi dare un consiglio a tutti gli artisti? Un messaggio, un consiglio da parte tua? Sì, è un piccolo consiglio è di studiare tantissimo e e quindi eh, esercitarsi tantissimo fare ricerca, tanta ricerca Io, per me la, la ricerca è un continuo non, cioè non fermarsi mai quindi fare ricerca, esercitarsi e, e cercare di, di trovare insomma, la propria strada sì, non, e studiare moltissimo perché c'è sempre qualcosa da, da imparare ogni volta, ogni volta questo è un piccolo consiglio e dei social che ne pensi te? Cosa vuoi dirci a riguardo? Ma eh, nei social, appunto, come in questo periodo, sono stati grandiosi, cioè beh, se non ci fossero i social. Siamo, possiamo andare in tutte le parti del mondo, infatti, come, come ci stai facendo fare tu, il giro del mondo con, con la nostra arte, fantastico! No, no, è eccezionale. Vuoi, la, vuoi dirci ancora qualcosa di mh, particolare che hai dimenticato? Magari prima che cadendo la lì? Sì, io eh, come appena eh, ti ringrazio sempre tantissimo eh, e poi volevo fare un piccolo ringraziamento a, a un artista che alla fine ci ha fatto conoscere, Mass Massimo Soldi sì, e sì, Emanuela Cassina, che sono, lui è un sono due artisti, perché lei fa la, fa la fotografa come hobby, però lui è un grandissimo pittore di fama internazionale e mi ha dato la possibilità di partecipare a delle bellissime mostre con eh, Arte Salerno di Principe Gruppe da lì ci siamo conosciute fa, Fabiana è lì eh, lo devo ringraziare dai, Massimo Solli sì, <ride> grazie sì, a grazie. te ora ti devo salutare Mara perché i tempi purtroppo tra che è saltata la connessione e tutto il resto so, si sono un po' stressi eh, ti ringrazio per grazie. essere stata con noi e grazie. alla prossima diretta un bacione a tutti